Un insediamento difficile avvenuto in piena emergenza Covid, tante sfide affrontate, superate con successo grazie alla volontà e al lavoro di squadra. Così la Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, che ha tenuto a Silvi presso l'hotel Hermitage il consuntivo di un anno di lavoro. Hanno parlato il presidente Ezio Memmo, i responsabili dei settori femminile e calcio a 5, Laura Tinari e Salvatore Vittorio, e l'addetto stampa nazionale della LND Zarelli, il quale ha sottolineato come in questi 12 mesi la Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo sia diventata la più interattiva sui social e sul web. Siamo partiti un anno fa, abbiamo lavorato tanto e, come dicevo anche in conferenza, la cosa importante è proprio perché all'interno di questo gruppo ci sono molte competenze, professionalità, e abbiamo cercato quindi poi di poterla far diventare squadra, perché, come dicevo, è importante che tutti poi vanno verso la stessa direzione. Quindi questa squadra, da prima, come dicevano, erano amici che si erano messi insieme per poter portare avanti un progetto politico, e invece giorno dopo giorno si è cimentata, abbiamo lavorato quotidianamente, intensamente, e siamo riusciti poi a ottenere questa identità di vedute e quindi a cooperare nel miglior modo possibile per il bene delle nostre società, ma soprattutto del calcio abruzzese. Sono state recuperate tante società che la LND aveva perso? Sì, io appena entrato lo scorso anno, oramai è quasi un anno, nel leggere le statistiche ero molto preoccupato, perché avevamo, con il Covid, eravamo arrivati al limite delle 19.000 dei 19.000 tesserati, e abbiamo in quest'anno recuperato fino ad arrivare a quasi 28.000, quindi questo lavoro di squadra, ma non solo il nostro, perché non mi voglio prendere dei meriti che non sono nostri, ma delle nostre società, dei nostri dirigenti che hanno lavorato quotidianamente come noi per poter quindi riottenere, riportare in campo tutti quei ragazzi e tutti quei tesserati per poi fare le nostre attività. Quindi il merito è dei nostri dirigenti. Grazie per quello che avete fatto, per quello che state facendo, ma soprattutto per quello che farete.